Siamo sulla costa Ligure, nel porto turistico di Varazze, per provare una nuova imbarcazione, la navetta 48 di Absolute. Se state cercando uno yacht di 50 piedi o leggermente più grande, non rinunciate a salire a bordo di questa unità che, sì, effettivamente ha una lunghezza leggermente inferiore, ma quanto ad abitabilità potrebbe stupirvi. È molto larga, 465 centimetri, ecco perché è spaziosa. A me piacerebbe vivere in una casa di vetro e non posso che essere contento nel vedere che qualcuno ha pensato a una barca con tante vetrate. È un concetto che anno dopo anno viene sempre più sviluppato da quasi tutti i costruttori. Certo, non è facile disegnare sostegni del ponte così snelli. La rotondità riduce il loro impatto visivo. Il grande flying bridge è regolare nella forma e nelle forme degli arredi. È possibile configurarlo senza alcuna sovrastruttura, oppure con un tendalino parasole, con un arco radar o con l'hardtop. La postazione di pilotaggio è sportiva, ergonomica, centrale e davanti a un prendisole larghissimo che sui lati diventa divano. Il mobile cucina del Fly è ben equipaggiato. A poppa la zona pranzo. L'area prodiera ha un prendisole con l'appoggiatesta che diventa schienale del divano fronte marcia. Tocco di eleganza, il cielino del pozzetto è uguale a quello interno, rifinito e illuminato nello stesso modo. Una tenda nasconde il pozzetto. Entriamo da questa porta, utilissima eppure sempre rara su queste barche. La cucina è ben organizzata e ben collocata. Ha il forno, il microonde, il frigo da 220 litri, la cantina per i vini e tanto spazio di stivaggio. Il pavimento merita di essere ammirato e toccato. La finitura è piacevole e ha un buon grip. Tessuto o pelle sono queste le due opzioni per il rivestimento dei divani. La TV a scomparsa è dietro lo schienale del divano e sotto le sedute, ecco, tutto ben organizzato anche qui. Chi direbbe che queste sono le bocchette dell'aria condizionata? Hanno fatto un egregio lavoro per trovare questa soluzione. Per avere più spazio nelle zone di passaggio hanno optato per le porte scorrevoli, una soluzione che sulle barche richiede una struttura solida e durevole. La cabina armatoriale si trova nel vertice prodiero e la sistemazione del letto è perfetta per l'abitabilità e per ammirare il panorama. Per le signore un grazioso vanity e la cabina armadio. La seconda cabina non ha nulla da invidiare all'armatoriale. Anche qui abbiamo il vanity e anche qui c'è la cabina armadio. Nella terza cabina, con letti singoli, gli specchi sono un trucco per raddoppiare la luce. Ci sono due bagni, entrambi comodi, uno dedicato alla coppia armatoriale e l'altro agli altri ospiti. È un 48 piedi ma ha tre cabine, più quella del marinaio. Su questa navetta 48 hanno adottato in plancia lo stesso sistema di visualizzazione dei dati dell'imbarcazione che viene impiegato sui grandi yacht. Abbiamo due display Garmin sui quali è possibile visualizzare non soltanto la mappa di navigazione,
non soltanto le informazioni che riguardano la strumentazione, i motori, ma anche altre funzioni dell'imbarcazione. In questa maniera il controllo è più semplice ed avviene tutto qui dal posto di guida. Per esempio, fingiamo di avere acqua in sentina, il che farebbe attivare una pompa, in questa maniera. Ecco, compare l'allarme, che abbiamo acqua in sentina e che la pompa si è attivata. Insomma, il comandante in questa maniera tiene tutto sotto controllo. Adesso mi toccherà tenere sotto controllo il mare, che non è per nulla caldo. Per questo modello hanno scelto due motori D6 di Volvo Penta. Hanno una potenza massima di 435 cavalli, ma non è molta per una unità di questa misura, il cui dislocamento, anche se non l'hanno ancora dichiarato, noi abbiamo stimato potrebbe aggirarsi intorno alle 20 tonnellate a secco. L'inizio della nostra prova è molto soft, nonostante le condizioni del mare. Stiamo entrando in planata dolcemente, i motori rombano appena. Qui in plancia il rumore non arriva, quelli che sentite sono i colpi di mare di queste onde, che non impattano sullo scafo, ma certo non sono piccole. A 2600 giri minuto e alla velocità di 12 nodi lo scafo è in planata. Nel valutare la stabilità longitudinale e laterale di questa imbarcazione, dobbiamo tenere conto delle sue dimensioni. Non è così lunga e pesante da trovare di per sé un buon equilibrio. E poi dobbiamo considerare che si sviluppa su tre ponti. Sì, quello inferiore, quello di coperta e il flying bridge, sul quale poi hanno messo anche un arco rollbar. Ho abbassato completamente i flap per riuscire a trovare un angolo di incidenza migliore. Ma in effetti non era male anche senza flap. Per una navetta, una velocità di crociera di 19 nodi è più che rapida. I motori sono a 3050 giri minuto e il consumo è di 130 litri ora, praticamente circa 7 litri per miglio. Sì, vabbè, una navetta è fatta per navigare a lungo, per tante ore, per tanti giorni. Per andare in crociera dolcemente, magari risparmiando anche carburante, ma se avessimo fretta di tornare in porto, la mettiamo al massimo. 3500 giri minuto, la velocità è salita a 24 nodi e 8. E beh, il consumo è sempre di 7 litri per miglio. Questa è l'imbarcazione più piccola della gamma navetta di Absolut, ma il cantiere non l'ha per nulla considerata inferiore, anzi, ha lavorato moltissimo per renderla più grande di quello che è, per renderla più abitabile e confortevole di un qualsiasi 48 piedi.